Ciao, spero che tu mi riesca a sentire bene perché oggi c'è molto vento e voglio comunicarti una cosa che non avevo mai detto prima e che penso che possa esserti davvero d'aiuto se ti trovi nella situazione che ti sto per descrivere. Ho scoperto proprio oggi una cosa veramente importante. Io sono sempre stata legata molto al senso del dovere, nel senso che ho sentito sempre molto forte la mia missione nell'aiuto delle persone che sentivano di voler essere qui per fare qualcosa di più di una semplice vita che gli veniva proposta, diciamo, dalla società. E ho sempre sentito molto molto forte questo senso di dovere. Ebbene, ho scoperto perché. Ho scoperto che praticamente quando sono scesa sulla terra, quando mi sono incarnata, non è stata propriamente una scelta. È stato più che altro qualcosa che, diciamo, le forze superiori, le entità di luce superiori alla mia coscienza, alla mia anima, al mio spirito, hanno deciso perché in qualche modo sentivano che la mia presenza fosse necessaria, fosse utile che io venissi giù sulla terra. E devo dire che questa cosa l'ho scoperta proprio oggi e mi ha rivelato, è stata proprio come una vera e propria epifania, il motivo per cui io vivo così forte questo senso d'aiuto nei confronti delle persone che sono portata ad aiutare. È come quasi quasi non riesco a comprendere le persone che non si concedono tutto questo. Allora, io adesso voglio donarti proprio quella che è stata la mia rivelazione è la cosa che mi è stata utile oggi di quello che ho scoperto. Il tuo realizzare la tua missione non deve essere un dovere, è un qualcosa che tu hai il potere e la capacità di fare, è qualcosa che tu hai la possibilità di fare per realizzarti, per essere chi sei veramente, per dar modo alla tua anima di portarti verso quello che è il tuo cammino migliore, verso quello che sei venuto proprio a fare qui ed è il motivo per cui molte persone, può darsi che tu sia tra queste, si sentono tormentate nella vita. Io prima di trovare il mio cammino, prima di trovare la mia missione, prima di avviare i passi verso questa strada, mi sentivo molto tormentata. Io veramente vivevo una vita che per me era senza senso. Sì, qualcuno dice facevi anche la vita, ma bisogna vedere non tanto le cose che tu fai, ma come tu vivi. Io veramente ero tormentata, sentivo un vuoto interiore incredibile, io mi sentivo morire, sentivo che ogni giorno, quando ne ho preso consapevolezza, alzarmi al mattino non aveva senso e non è una bella sensazione, indipendentemente da quello che fai. Infatti ci sono tante persone che vivono una vita che può apparentemente sembrare bella. Sì, certo hanno una famiglia, magari hanno un lavoro più o meno importante, più o meno bello, hanno una situazione economica varia e quindi non si sentono autorizzate a perseguire quello che viene da dentro, a mettere in dubbio quella vita e dicono, eh beh, ma c'è chi sta peggio di me e quindi che diritto ho io di rinnegare tutto questo? Chi sono io per dire che tutto questo non è abbastanza? Sono una persona ingrata, ma non è così. Perché quello che è importante veramente è quello che senti dentro di te, non quello che gli altri ti dicono, non quello che gli altri ti autorizzano a sentire, ma è quello che tu stai vivendo. Quindi se tu vivi anche solo un barlume di quello che ho vissuto io, e ti assicuro che è stato molto tormentato, perché non so se lo sai. L'ho già detto alcune volte, la mia paura più grande fin dall'età di cui ho memoria, quindi 4-5 anni, era quella di morire senza realizzare il motivo per cui mi sono incarnata. Pensate che roba strana per una bambina di quell'età. Ed è qualcosa che io ho vissuto con grande timore per molto tempo, che mi tormentava. E poi a un certo punto è come se avessi cercato di adattarmi al mondo, ad una vita che mi veniva proposta, mi è stato detto devi trovarti un lavoro, devi fare un lavoro. E io mi sono messa a lavorare nella moda. Non che mi piacesse la moda, perché non me ne fregava neanche niente della moda, mi interessava fare qualcosa che più o meno era divertente, o meno peggio di altre cose, e che in qualche modo mi permettesse di vivere e di vivere in questa società. Ma quello che accadeva dentro di me era una cosa non proprio piacevole. Io sentivo che stavo buttando via la mia vita. Perché
Non è una bella sensazione sentire di sprecare la propria vita? E lo so che in tanti state vivendo questa cosa. Il fatto di realizzarsi, di vivere una vita piena, di portare avanti magari quello che senti come uno scopo o semplicemente esprimere quel di più che senti di essere dentro, non deve essere un dovere, non deve essere un obbligo, è semplicemente il tuo cammino naturale. Non è un sacrificio, è una liberazione, non è una gabbia, è quello che ti rende libero, quello che ti dà senso, significato all'esistenza. E quindi, se tu sei tra le persone che in qualche modo ha vissuto con peso il fatto di sentirsi diverso, di sentire di avere qualcosa da fare qui, sappi che se l'hai sentito è perché tu hai il potere dentro di te di farlo. Hai la capacità di realizzare tutto quello. È il tuo cammino naturale, è solo che ti è stato insegnato qualcosa di diverso e quindi quel potere che senti dentro è facile che sia represso. Io l'ho visto accadere tante volte in me, prima di tutto, e nelle persone che ho aiutato. Io ti ho fatto già tanti esempi delle persone che ho aiutato e tutti loro sentivano, magari non si sentivano adeguati alla missione che sentivano di avere, o sentivano di dover fare qualcosa ma non sapevano bene cosa, ma in qualche modo avevano paura che le persone attorno a loro li giudicassero ingrati, li rinnegassero, pensassero chi sei tu per fare questo, e loro stessi lo pensavano. Ma in realtà se tu hai questo richiamo non è una fandonia. La fandonia è quando tu ascolti l'assurdità che ti viene proposta come un modello di vita normale, ma nessuno di noi è una fotocopia di nessun altro, quindi tu hai da vivere la tua vita come io la mia e ciascuno di noi ha la sua vita da vivere. E se senti questa cosa dentro di te è perché è vera. Hai solo bisogno di trovare il coraggio di tirare fuori quello che sei. Hai solo il bisogno di lasciare andare tutto ciò che ti ha condizionato a non essere chi sei. E lo so che non è semplice, perché altrimenti non ci sarebbe bisogno di aiuto, e io sto aiutando appunto le persone che sentono questo bisogno e sentono comunque che stanno sprecando la loro vita e che non ce la fanno da soli a trovare quella capacità, quel potere, quel coraggio che hanno dentro di loro, in modo da potersi realizzare, trovare il proprio scopo, trovare il proprio cammino, trovare quella vita, realizzare quella vita che la loro anima gli sta suggerendo di vivere. E questo è possibile, io lo sto facendo e lo stanno facendo anche le persone che hanno scelto di fare questo passaggio. E quindi il mio vuole essere proprio un incoraggiamento a fare quel passaggio perché la tua anima è lì a volte anche per farti provare un disagio, anche profondo, ma questo lo fa non per farti del male, ma per salvarti la vita. E ti chiedo questo: qual è quella cosa che sta accadendo nella tua vita che in qualche modo senti che non ti fa vivere serenamente una vita che non ti appartiene? Fammelo sapere e ci vediamo alla prossima. Ciao!